E fu così che un bel giorno partirono e dopo un lungo viaggio arrivarono sulla riva dell'oceano. E lì costruirono una grande casa dove vivere insieme a tanti amici che condividevano i loro stessi sogni. L'amore per il mare. Chi sarà? Camilla. Ciao. Eccola qua. C'erano una volta due giovani lupi nati in città, Wolfandro e Lupilla. Quei due lupacchiotti non volevano più vivere in città, con tutto quello smog, la gente nervosa e un futuro incerto. Così fuggirono via. Lontano, lontano, in cerca di un luogo incantato dove costruire la loro famiglia. E fu così che un bel giorno partirono e dopo un lungo viaggio arrivarono sulla riva dell'oceano e lì costruirono una grande casa dove vivere insieme a tanti amici che condividevano i loro stessi sogni. L'amore per il mare e per la libertà e il rispetto per la natura. Buonanotte, Wolfandro, sogni d'oro. Le favole. Okay. Come tutte le bambine, sognavo di essere una principessa in un bellissimo castello e soprattutto con un bel principe azzurro. Com'è andata? Beh, non vivo esattamente in un castello e invece del principe azzurro ho trovato un principe giallo. Si va? Mi piacciono un sacco le favole. È per questo che ho deciso che anche la mia vita sarebbe stata una favola. Una favola che però non inizia con c'era una volta, ma con c'era una svolta. Perché questa è stata una svolta. La mia favola si chiama Camilla e si chiama Kai. Si chiama Oceano e si chiama Libertà. Al posto del cavallo bianco ho un vecchio furgone. Ma la mia principessa sembra non accorgersi della differenza. Per questo la mia principessa. Ah, c'è anche un altro motivo per cui ho sempre amato le favole. Favola assomiglia molto a tavola, ma soprattutto tavola assomiglia molto a favola. Andiamo Kai, forza su, andiamo! Kai, ma che razza di nome è Kai? Andiamo, sì, a fare un giretto! Andiamo! Fuffi, Pallina, Lilly, Daisy, questi sì che sono nomi da cane. Ma Kai, sembra quello che dici quando sbatti con il mignolo a uno spigolo.
mia povera bis nonna era niente di meno che il cane del faraone Ramses II. Se sapesse che mi hanno chiamata Kai, si rivolterebbe nella piramide. Un giorno ho scoperto che la vita che facevo non era la mia, ma quella che tutti si aspettavano da me. Per non deludere nessuno, stavo deludendo proprio me stesso. Era arrivato il momento di cambiare strada. Nei momenti più difficili, quando mi sono chiesto, ma che te l'ha fatto fare? La risposta è sempre stata la stessa, Camilla. È grazie a lei e al surf se oggi posso guardare la mia vita e dire, sì, è proprio la mia. Dove abiti? Nel mondo. Qual è il tuo sogno nel cassetto? Avere un cassetto più grande? Così c'entrerà un sogno più grande. Cosa faccio di preciso nella vita? Vivo. Io e Ale, ma credo anche Kai, anche se non è di molte parole, siamo convinti che le stelle marine siano le stelle cadenti di tutti quei sogni che poi si sono realizzati. E siamo sicuri che da qualche parte, in mezzo a tutta quest'acqua, ci sia anche la stella marina del nostro sogno realizzato. Quando mi chiedono, ma quindi hai lasciato tutto per questo? Gli rispondo che abbiamo un'idea molto diversa di cos'è tutto. Il mio tutto è questo. Il mio tutto è qui. Adesso stai qua male e mi aspetti, vero? Gli umani sono strani.
sono convinti di adottare un cane senza rendersi conto che è il cane che li adotta. Me l'hai promesso, eh? Io ho adottato loro due perché sentivo che avevano bisogno di qualcuno che vegliasse sui loro sogni, che facesse la guardia alla loro piccola felicità. Qualcuno che li aspettasse a riva perché avessero sempre un buon motivo per tornare a riva. E diciamocelo, un gatto non ne sarebbe stato capace. Piace l'odore del pollo la mattina. Secondo i greci, Oceano era uno degli dei più antichi e importanti. Un titano, figlio di Urano, il cielo, e Gea, la terra. Un dio con un'inesauribile potenza generatrice, dalle cui onde ogni giorno nasceva persino il sole. L'oceano è nostro padre, e il padre dei nostri padri, e dei nostri padri ancora. Thank you.
Abbiamo cambiato vita per vivere qui, per vivere così. Abbiamo cambiato vita per realizzare un sogno, perché è così che funzionano i sogni. Per realizzarli c'è un prezzo da pagare e quel prezzo non tutti sono disposti a pagarlo. Io credo che nella vita non si nasce una volta sola. Si nasce ogni volta che si fa una scelta. Si nasce ogni volta che si cambia strada. Perché nascere è iniziare a vivere. E questo puoi farlo anche 100 volte nella vita. Mi piace uscire presto la mattina. Camminare riva al mare mi fa sentire bene. Non mi stancherei mai di osservare l'oceano e la natura selvaggia di questi luoghi incantati. A volte un'immagine o un ricordo si mischiano e provo a fissarlo in un dipinto con i colori della mia fantasia. Ripenso spesso a tutto ciò che ho fatto e quanto sia stato importante averlo fatto con Ale. Oggi non riuscirei ad immaginare una vita diversa da questa, ma ci sono stati anche momenti meno belli. E senza di lui al mio fianco, non so se ce l'avrei fatta. È sempre bastato il suo entusiasmo, il suo sorriso a cancellare la tristezza. Persino quando da mangiare c'era solo un piatto di riso, con tre carote infilate dentro, per noi quello diventava un pranzo da re. Di fronte alle difficoltà, insieme abbiamo sempre ritrovato un equilibrio. Vivere così, aver trovato questo equilibrio, assomiglia molto al surf. Ci vuole coraggio, devi buttarti, correre il rischio, cadere e rialzarti. Fare tesoro di ogni esperienza. Fare surf ti fa sentire minuscolo e gigante, padrone e servo di qualcosa che è molto più grande di te, ma che allo stesso tempo è dentro di te, ti fa sentire una goccia nell'oceano. E dopo tutto è quello che siamo, una goccia nell'oceano. Padre nostro che sei nei mari, amante fedele di Madre Terra, accompagna il nostro viaggio. Guardaci cavalcare l'onda lunga della vita, mentre con forza ci riporta a riva. Tu che sei oceano e tutto puoi e sempre vai, insegnaci il moto perpetuo dell'amore. Questo incessante dare e avere che è nelle tue onde.
Insegnaci, Padre, l'equilibrio e il coraggio. Tu, che sei capace di tanta forza e di tanta calma, tu che sei pioggia e terra, che ti abbatti e ti ritiri, che ferisci e conforti, ricordaci sempre che tutto ciò che abbiamo è in prestito. Nulla si perde, tutto si restituisce. Colpiscici pure ogni volta che ti mancheremo di rispetto. Ma accoglici nel tuo abbraccio ogni volta che ti correremo incontro. Grande Padre Blu. Siamo i pesci di terra che anelano di tornare nell'acqua. Siamo le onde che sono arrivate a riva e non sono tornate indietro. Siamo i tuoi figli, infinitamente piccoli. E torniamo a casa. Padre nostro, che sei nei mari, veglia su di noi, che facciamo ritorno. Thank you.
altri cavalieri del Santo Graal non ti raggiungeranno